e benvenuti sul mio canale. Nella puntata precedente abbiamo visto come è composta e come abbiamo riportato i dati nella nostra tabella e come abbiamo calcolato l'importo della giocata in singola con il fattore di calcolo di 1,35. In questa puntata vedremo i risultati delle partite e riporteremo sulla nostra tabella le eventuali perdite o guadagni e calcoleremo i nostri recuperi. A questo punto possiamo iniziare a vedere come si svolge il nostro gioco. Questa è la schedina che ho giocato nella puntata precedente, dove avevamo ottenuto 4 esiti vincenti e 1 perdente. In totale abbiamo ricavato 4,64 euro, meno 5 che abbiamo giocato, in totale abbiamo perso 36 centesimi. Questo valore lo riporto in tabella nell'elenco delle perdite. Adesso nella schedina successiva devo recuperare i 36 centesimi e in più, in caso di vincita totale della schedina, devo guadagnare 1 euro. Dunque, 1 euro che devo guadagnare più 36 centesimi che devo recuperare è in totale 1 euro e 36. Per il fattore di calcolo che è 1,35, dunque 1,35, che mi aiuta a calcolare la mia quota di giocata in singola, otteniamo 1,83 euro. Arrotondiamo in eccesso a 2 euro. Dunque io adesso la mia prossima schedina la giocherò da 2 euro. Inserisco 2 euro per un totale di schedina di 10 euro. Per velocizzare la ricerca dei risultati delle nostre partite, ho riportato già i risultati accanto alle varie tabelle. Comunque queste partite potete trovarle sui siti di risultati calcistici in data 10 e 11 aprile, mentre dalla quarta tabella a salire ci sono le partite di venerdì 12 aprile. Schedina, nel caso in cui tutte e 5 le partite risulteranno vincenti, io guadagnerò in totale 1,08 euro, perché 11,44 euro di vincita totale, meno 10 euro di giocata, sono 1,44 euro. Meno 36 centesimi, otterrò praticamente 1,08 euro di guadagno. Andiamo ad analizzare i risultati. Qui abbiamo praticamente che la prima partita è finita 2-1, questi sono tutti segni a casa, dunque è vincente. La seconda è finita 0-3, dunque è perdente, rimuovo questa vincita. La terza è finita 1-2, dunque è vincente. La quarta è vincente, la quinta è finita 0-1 ed è perdente. Dunque in totale io ho ricavato da questa schedina 6,92 euro. Ne ho giocate 10, dunque 6,92 euro meno 10 sono meno 3,08 euro. Meno 36 centesimi, in totale sono, questa naturalmente meno e meno si vanno a sommare, sono in totale 3,44 euro. Io adesso sto perdendo praticamente 3,44 euro. Allora, che succede? Nel caso in cui si verifica questa situazione, cioè andiamo a perdere due partite, io non manterrò questo recupero intero, ma lo andrò a dividere in due. Stessa cosa farò per i casi in cui avremo tre partite perdenti su 5. In quel caso andrò a dividere per 3 l'importo perso. Praticamente da questa schedina sto perdendo 3,44 euro, compreso naturalmente la perdita precedente. Riprendo la calcolatrice e faccio 3,44 euro diviso 2 uguale 1,72 euro. Ritorno nella mia tabella e inserisco nell'elenco delle perdite due importi da 1,72 euro. Io adesso, nella mia terza schedina, devo recuperare 1,72 euro più 1 euro che devo guadagnare in caso di vincita totale della schedina, sono 2,72 euro. Riprendo la calcolatrice, 2,72 euro. Per il fattore di calcolo che è 1,35 abbiamo un totale 3,67 euro. Arrotondiamo in eccesso
vado alla mia terza schedina e inserirò come quota in singola 4 euro. Per un totale di schedina di 20 euro, naturalmente devo andare a cancellare l'importo qua di 1,72 perché la devo riportare qua sotto la mia tabella, dunque meno 1,72. Nel caso in cui tutti i risultati delle partite risulteranno vincenti, io otterrò 23 euro, meno 20 di giocata, guadagnerò 3,04 euro, meno 1,72 euro che sto perdendo, otterrò un guadagno di 1,32 euro. Vediamo i risultati. La prima partita 3-2 è vincente, la seconda 1-0 è vincente, la terza 3-2 è vincente, la quarta 2-0 è vincente, la quinta 2-1 è vincente. Benissimo, questa schedina è risultata vincente. Alla fine io ho ottenuto un guadagno di 1,32 euro ed ho recuperato il mio 1,72 euro. Ritorno in tabella. Qua nell'elenco guadagni scriverò 1,32 euro. Adesso nella mia quarta schedina, stessa cosa, devo recuperare 1,72 euro più 1 euro che voglio guadagnare in caso di chiusura della schedina, sono 2,72 euro. Per 1,35 euro, che sarebbe il fattore di calcolo, otterrò 3,67. Arrotondo in eccesso e gioco la mia quarta schedina lo stesso da 4 euro. Ho inserito 4 euro nella mia giocata in singola per un totale di 20 euro. Qua devo inserire meno 1,72 che sto perdendo. E in caso di vincita totale della schedina, ricaverò 23,84 euro meno 20 di giocata, saranno 3,84 euro. Meno 1,72 euro che sto perdendo, guadagnerò in totale 2,12 euro. Vediamo i risultati delle schedine. La prima è vincente perché è finita 3-0, la seconda è finita 1-1 ed è vincente, la terza 3-0 ed è vincente, la quarta 2-0 ed è vincente, la quinta 4-1 ed è vincente. Dunque io ho recuperato 1,72 euro e ho guadagnato 2,12 euro. Ritorno al mio elenco. Andrò adesso ad inserire 2,12 euro. Alla mia quarta schedina praticamente ho recuperato le mie perdite totalmente. Ed ho guadagnato 1,32 euro più 2,12 euro per un totale di 3,44 euro. Adesso la mia quinta schedina ripartirò da zero, giocando 1 euro in singola. Bene, per il momento questo è tutto e sperando che questa serie vi sia piaciuta, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!